Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Buffon ragazzi è un ottimo calciatore ma un uomo che vale zero. Questo è il commento che viene fatto da tutti gli anti-juventini, la maggior parte diciamo. Ok, su YouTube ho visto due video di due interisti, uno che ha fatto il paragone con Zanetti, paragone che c'entra poco, pesca poco, se non per il gusto di fare un po' di polemica. E poi l'altro invece che fa il pagliaccio e parla di onestà e lealtà mancata da parte di Buffon. Ricapitoliamo un po'. Secondo me Buffon come calciatore è stato il migliore di tutti i tempi. E vi spiego il motivo. Non c'è nessun portiere che abbia avuto una carriera così brillante come Buffon da 18 ai 40. Buffon da 18 ai 40 ha avuto una continuità pazzesca. È sempre stato in un altissimo livello e se magari in quell'annata là non era il primo, era sicuramente il secondo miglior portiere di tutto il mondo. Questa ve la dice lunga sulla bravura di questo giocatore e vi sfido a trovare un altro portiere che abbia avuto un cammino simile o un percorso simile. In tanti hanno avuto dei picchi di carriera come un Julio Cesar, come un Dida, ve ne potrei citare mille, anche il Neuer di turno. Tutti hanno avuto dei picchi, ma poi dopo hanno avuto una sorta di parabola. Ok, hanno ottenuto quel massimo livello per troppo poco tempo. Poi sono sempre susseguiti questi portieri. Buffon dai 18 ai 40 era là. Quando troverete un portiere che sia in grado di fare questa cosa, fischiatemi e ne ridiscutiamo. Non lo trovate, ve lo dico io che non lo trovate. Ecco perché secondo me è il migliore di tutti i tempi. Tutto qua. Per quanto riguarda l'uomo, qualcuno si è sprecato nel commentare e giudicare Gianluigi Buffon. E io sono dell'idea che se uno non ha ammazzato nessuno, se uno non ha commesso reati penali che abbiano poi delle conseguenze per delle persone o delle cose, c'è da stare zitti. Nessuno qua può permettersi di fare dei giudizi sulle altre persone. Uno intanto l'ha accusato di cose gravissime, dicendo che aveva scommesso 1,5 milioni in una tabaccheria, quando quel tabaccaio famosissimo e amico di Gianluigi Buffon è stato fatto un bonifico. Se tu vuoi scommettere, caro imbecille, non vai a pagarti le scommesse con un bonifico, anche perché 1,5 milioni è difficile da nascondere, ok? Va subito all'occhio della banca per cui emette, quindi vengono fatti dei controlli, però al di là di tutto è stato provato che nella causale del bonifico c'era l'acquisto di 20 Rolex e non solo, anche vari terreni. Quella è diffamazione. Comunque, quando nei tuoi video vuoi fare il pagliaccio, fallo bene. E anzi, sono contento, sarei molto molto contento se venissi tu accusato di diffamazione, perché quello che ti meriti quando fai il burlone per prenderti A, i soldi della monetizzazione di YouTube, B, gli iscritti e le views, è quello che ti meriti. Una bella denuncia così impari a fare un po' di burlesque sul tuo canale. Per quanto invece riguarda il resto, qualcuno ha detto quello del diploma è veramente l'unica cosa che io ho detto che ha fatto una minchiata. Aveva 19 anni all'epoca, quello di comprare il diploma di ragioneria. Ne ha pagato le conseguenze, perché ne ha pagato le conseguenze, ma non ha danneggiato nessuno. Dal punto di vista sportivo, che cazzo gli volete dire? Al di là delle parole con Real Madrid, di cui poi ha già chiesto scusa, ha detto che avrebbe abbracciato addirittura l'arbitro 2 giorni dopo, che si è pentito amaramente di quello che ha detto. Che cosa volete dire? La realtà è che a voi rode il culo che la Juventus abbia vinto per la settima volta di fila lo scudetto. Non trovate alcuna sfogo, valvola di sfogo per prendervela, ve la siete presa con Buffon e dimenticate tutta la carriera che ha fatto, che ha vinto una Coppa del Mondo, abbiamo vinto una Coppa del Mondo anche grazie a lui. Giusto con lo spirito di creare sempre un po' di polemica perché veste quella casacca, perché ve lo dico io, se la Juventus fosse stata settima, ottava, a quest'ora avreste avuto anche belle parole per Buffon, non vi sareste accaniti così. Il problema è che veramente vi state rosicando, non sapete neanche come sfogarvi e fate questi video di merda che offendono anche la vostra intelligenza, oltretutto. Perché se vi foste limitati a giudicarlo come calciatore e magari avreste detto la vostra, come a me non mi piace tanto come portiere, ne preferisco tal dei quali. Ci sta, sono delle opinioni, il calcio per me è molto opinabile, ma quando iniziate a scadere con dei paragoni o a giudicare la vita di Gianluigi Buffon, beh, allora mi viene da ridere perché vorrei vedere quanto siete casti e puri voi nella vostra vita, perché state giudicando degli episodi piccolini. Ok, perché sono piccoli episodi, sono cazzate che qualsiasi persona può commettere nella propria vita, magari fossero quelli reati gravi, tipo comprarsi il diploma o così via. Però, a
Ah, a proposito, dimenticavo il gol di Muntari. Quindi, ragazzi, secondo questa logica, quando un giocatore commette un fallo e non viene ammonito, deve andare all'arbitro e gli dice: no, guarda, quel fallo era da ammonizione, ti prego, dammi l'ammonizione. E no, perché questo discorso non vale sul gol. Se l'onestà la vogliamo applicare su tutte le cose, vale dal singolo episodio, quello più piccolo, a quello più grosso. Ma andate a fare in culo, perché voi il calcio non ne capite un cazzo, non ci avete mai giocato neanche. Quindi chi simula, tutti gli attaccanti simulatori, Pippo Inzaghi, tutti gli hanno dato merito, era un simulatore nato veramente, è stato il professore di tutti i simulatori e quindi è un uomo di merda. Non funziona così, significa che avete il cervello voi pieno di merda, andate un po' a disinfettarvelo e a rimetterlo da posto, perché non state capendo un cazzo da quando la Juventus ha vinto questi 7 scudetti di fila, non state capendo nulla. Nulla. Per quanto invece riguarda la persona di Buffon, io non la giudico, perché anche io ho commesso delle cazzate durante la mia vita, come qualsiasi altra persona. Non giudicherei mai Ryan Giggs. Io Ryan Giggs direi che è un grandissimo giocatore. L'uomo ha tradito la moglie con la cognata, con la suocera. Ma me ne fotte un cazzo. Cioè, non me ne fotte un cazzo, io parlo di calcio, non metto le mani nelle mutande dei giocatori altrui. Se poi voi siete abituati, continuate così. Ragazzi, mi raccomando, ci vediamo domani, perché domani c'è ancora da polemizzare, ovviamente, con i tifosi del Napoli che non l'hanno presa affatto bene sulla questione delle bare. Ne parliamo bene domani, fate i bravi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se avete visto questi video di questi brillanti youtubers, che ne parliamo qua nei commenti. Ciao a tutti ragazzi, fino alla fine, forza Juventus!